Eva Perón ispira ancora la sua nazione da più di un secolo dopo la sua morte e i musical vengono messi in scena per il pubblico di tutto il mondo. Il più recente risale al 2006, un revival sua vita interpretato da Elena Roger. Il ruolo venne interpretato più di 25 anni fa da Ellen Page nella produzione originale e da Madonna nel 1996 in un riadattamento. La canzone del film Don't Cry For Me Argentina fu al top delle classifiche in tutto il mondo. Eva Duarte ebbe un lungo excursus. La giovane donna combatté contro la povertà, ottenendo una posizione di rilievo nella politica del Sud America. Cominciò a lavorare come attrice di cinema, le mancava un'educazione regolare, ma ciò fu compensato da un'acuta e naturale intelligenza e forse da una fredda e razionale mente. Il suo matrimonio con l'astuto Juan Perón, che aveva incontrato ad un party, mise in luce alla gerarchia politica dell'Argentina la sua calcolata abilità. Dalla parte di Perón imparò molto e divenne parte attiva nell'arena politica del governo argentino. Eva Duarte si impose lei stessa come First Lady della Repubblica del Sud America. Mai nessuno dubitò della sua fama. Evita prese immediatamente parte, mettendo in gioco se stessa alle agitazioni politiche in Argentina. Vide la formazione di quello che lei chiamò Social Aid Foundation, fondazione per l'assistenza sociale. Imprese e governo erano costretti a contribuire con più di 10 milioni di dollari all'anno per il sostenimento della fondazione. Riuscì a ottenere alcune piccole lussurie come un viaggio a Parigi, che costò annualmente all'Argentina circa 40.000 dollari per far indossare alla Perón gli abiti più raffinati della moda parigina. La sua scatola di gioielli era eccessivamente piena di ciondoli glitterati degni di valere più di un quarto di milioni di dollari. La First Lady dell'Argentina probabilmente aveva combattuto contro i lavori forzati, ma non ne usciva senza. Il marito Juan Perón diventò sospettoso delle ambizioni politiche della moglie. Nell'agosto del 1951 la giovane Evita era un fattore dominante per 17 milioni di argentini. Fermò il controllo delle donne al voto e il movimento della Trade Union. E fu definitivamente considerata un politico a tutti gli effetti. Sembrava che Eva aveva potuto affrontare qualsiasi battaglia politica, ma non quella contro il cancro che invase il suo corpo. Come si può vedere qui nella sua prima apparizione pubblica dopo la prima operazione, Evita mostra evidenti segni di una battaglia persa. La fine arrivò per Evita Perón nella sera del 26 giugno 1952 e l'Argentina, in particolare la classe operaia, ne fu profondamente addolorata. Oltre 700.000 persone intrapresero un pellegrinaggio verso il suo feretro a Buenos Aires. 16 persone vennero uccise nella folla e 4.000 vennero trasportate in ospedale. Del Pollo venne messo appositamente a disposizione delle masse che fluivano verso la capitale per il suo memoriale. Evita Duarte ora giace nella sua bara di cedro argentata. La morte stroncò indiscutibilmente la carriera di una delle donne più valide ed energiche del XXI secolo. La sua influenza fu talmente grande che nel giugno del 2005, 53 anni dopo la sua morte, i suoi seguaci arrivarono a Recoleta portando la bandiera argentina, fiori e immagini della loro eroina. Adorata da molti argentini, diventò sicuramente molto più popolare del marito, il presidente Juan Domingo Perón. La tomba di Evita è decorata con piastre provenienti dal Labor Unions. Scritte personali decorano la porta della tomba insieme a mazzi di rose e garofani. Nel 1955 il suo corpo imbalsamato scomparve, presumibilmente rubato da un soldato. Venne portato in Germania e poi in Italia, dove venne seppellito in segreto sotto falso nome. Quando Juan Perón morì nel 1974, il corpo di Evita ritornò in Argentina, dove giace vicino al corpo di suo marito.